fuego ardiente se clavó en tu pecho, que para el pobre floreció en ternura. Tu corazón es fuente de agua pura, trigo de amor, altar, cobijo y techo. Fue con el pobre tu amistad. Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito, e quando ti abbiamo visto ammalato in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno di solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Interessante come tutta la parola di Dio quest'oggi si configuri un po' alla storia di questo grande santo. Tutte le letture, dopo aver letto un po' la sua vita, mi hanno fatto notare questo, quindi è proprio tutta la parola che ci accompagna in questo giorno e ci guida a scoprire la grandezza di questo grande santo. Diceva: mi hai fatto sacerdote perché io lo ami meglio e lo serva come mio padre gentile, così che mi santifichi più facilmente e possa servire i miei fratelli più indifesi. Nonostante le mie miserie, prometto di essere fedele e di santificarmi. Mi darà la sua grazia e manterrò la mia promessa ogni giorno. Certamente aveva un cuore aperto, libero e ricco di misericordia, perché prima di tutto lui ha ricevuto misericordia. E chi sperimenta nella propria vita la misericordia del Padre non può rimanere insensibile davanti alle necessità dei fratelli. E l'insegnamento di Gesù che abbiamo ascoltato in questa pagina del Vangelo non consente vie di fuga. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo, profugo, malato, in carcere e mi avete assistito. Non possiamo esitare davanti a una persona che ha fame, occorre dare da mangiare. Gesù ci dice questo e questo è l'invito da fare. Le opere di misericordia non sono dei temi teorici, ma sono testimonianze concrete. Obbligano a rimboccarsi le maniche per alleviare le sofferenze. E San José María questo lo ha fatto. Scriveva: voglio imitare Cristo, mio buon Gesù, che è venuto ad insegnarci con la sua parola, il suo e l'esempio, l'amore preferenziale per i poveri e gli sfortunati che il mondo disprezza. San José María quel "lo avete fatto a me" lo sentiva certamente riecheggiare in tutte le persone che incontrava. Come forte e come impressionante quel dire del Signore "lo riterrò fatto a me". Sì, egli mette in gioco la sua stessa persona e si dona a tutti indistintamente. Allora Gesù, noi ti preghiamo, aprici bene la nostra mente e il nostro cuore perché possiamo guardare con gli occhi della fede tutte le persone in cui siamo accanto, scorgendo te in ciascuna di loro. Le relazioni che io mi posso relazionare, noi ci possiamo relazionare sempre con amore, dentro una relazione fraterna e con la nostra disponibilità di aiuto, perché saremo giudicati nell'amore, ci troveremo, come già oggi ci troviamo, davanti a un Dio che si è fatto uomo e sta in croce, segno che ha amato tantissimo. Ci sentiamo piccoli davanti a questo campione del dono di sé, ci sentiamo carenti, però questa è l'unica strada che noi dobbiamo e possiamo percorrere, perché è chiarissima. Tu carità
gigante un'avventura. Supiste consolar toda amargura, pues un volcán de amor era tu pecho. Intrépido y valiente sacerdote, un mundo nuevo floreció en tu anhelo de rescatar a todos para el cielo. Hombre de Dios y Padre de los pobres,